La ditta Bartoli a Faenza, via Malpighi 42, è specializzata nella realizzazione di marmite inox per fuoriserie Ferrari, Maserati, Lamborghini. La ditta Bartoli inoltre effettua montaggi ed installazioni di catalizzatori metallici per autovetture di serie di ogni marca. L'intenso fine settimana per l'Errani Team è iniziato sabato scorso a Forlì, con la partenza del quarto revival del Città di Forlì, rally disputato per anni a metà degli anni 90. La manifestazione organizzata dalla Sadurano Motorsport ha visto le verifiche di tutti gli equipaggi al Palafiera di Forlì, presso il quale era in programma la fiera riservata allo scambio di ricambi di auto e moto, con lo stand dell'ACI Sport che ospitava una delle R20 del team di Riccardo Errani. Poi la partenza dal centro del capoluogo di provincia, con Errani al via subito dopo una splendida Lancia 037. Molti spettatori lungo il percorso di questa gara di regolarità, che riprendeva alcune delle classiche prove speciali della Romagna. Ed Errani non ha, seppur al volante di un R20 in versione show car, lesinato lo spettacolo, anche se solo per la prima parte di gara, per la concomitanza di altri impegni, sempre nello stesso weekend. Il pilota manager raggiungeva infatti la cittadina di Morciano di Romagna, dove nell'ambito della fiera pesana andava in scena il primo Drifting Rally Show, dedicato a tutto il mondo di supporters Lancia, con vetture in esposizione ad entusiasmare gli appassionati, che aspettavano l'arrivo di Riccardo Errani. Il driver romagnolo, salito su una delle R20 in mostra, iniziava lo spettacolo, regalando intraversate, tondi, pendoli e tutto ciò che poteva entusiasmare il pubblico, sfruttando le caratteristiche della versione drifting della R20, ovviamente due ruote motrici. La domenica il programma di Errani prevedeva la partecipazione al circuito rally di San Marino, svoltosi nella zona industriale di Faetano, per una partecipazione di circa 90 piloti. Tra i favoriti della vigilia, assieme a Gramenzi su Delta S4, Errani si è trovato a correre con l'R20 non in perfette condizioni, per un problema verificatosi pochi giorni prima. Solo un gran lavoro di tecnici ha permesso al pilota di partire. Errani ha scelto gomme morbide al via, ma il tempo ottenuto non è stato pari alle sue attese. Poi, ottimizzando gomme e prestazione, il pilota del team romagnolo ha iniziato a dare spettacolo, lottando sul filo dei 10 millisecondo con la più potente Delta S4, fino ad ottenere un secondo posto fra i prototipi, che rimane il risultato a cui si poteva puntare, considerando le differenze tecniche fra le vetture. Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale. Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm